un nuovo appuntamento con i giorni della Chiesa. Paolo, ben trovato. Ciao Simona, un saluto a tutti gli amici che anche questa settimana ci stanno seguendo e sono in attesa di scoprire qual è il tema e gli ospiti di questa serata. E questa sera, Paolo, possiamo dirlo, per la prima volta gli amici ci seguono, almeno per i giorni della Chiesa, sul canale 18. Quindi, come abbiamo scritto anche sul punto, siamo diventati maggiorenni, anche se le nostre trasmissioni vanno bene per tutti, per qualsiasi età, maggiorenni, minorenni. È un esordio. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono anche da fuori del territorio della nostra provincia di Rimini. Lo dicevi, un tema, ogni volta è un'attesa, ma di chissà di che cosa parleranno. Abbiamo dedicato due puntate quasi monotematiche, non del tutto, ma a quello che ai noi continua ad accadere a poche migliaia di chilometri da noi, all'Ucraina, ma soprattutto anche all'impegno di accoglienza del nostro territorio. Abbiamo avuto per due settimane ospite Don Victor, il parroco della comunità ucraina qui in Rimini. Abbiamo sentito i volontari, si è subito prodigato per fare accoglienza, le Caritas, le parrocchie, le singole famiglie. La Caritas sta ancora raccogliendo la disponibilità di tanti, sono veramente tanti, perché proprio il direttore in settimana, il direttore Mario Galasso, faceva il punto su quante persone abbiano dato disponibilità anche solo ad aprire una stanza di casa, un appartamento magari in questo momento non utilizzato, e questo è molto bello, addirittura una pensione. Chiaramente tutto passa anche in modo ufficiale attraverso le prefetture, in questo caso la nostra prefettura di Rimini, perché ci sia un reale coordinamento dell'accoglienza. Abbiamo capito che sarà una lunga accoglienza, probabilmente è necessario essere insieme, fare rete. Gli amici che sono qui questa sera con noi a fare rete la fanno veramente da 42 anni e quindi insomma loro sicuramente potrebbero insegnarci anche il modo in cui guardare il mondo, il nostro mondo e quello che gira attorno a noi, perché noi torniamo a parlare, ne siamo veramente molto felici, del campo lavoro missionario. E qualcuno dice, ma sono due anni che non lo fanno, in realtà loro non si sono mai fermati, tant'è che questa è la 42esima edizione. La 40esima è noi e la 41esima sono state un po' falcidiate da un periodo che tutti già ben sappiamo e quindi non ci torniamo, però loro non si sono fermati mai. Allora questa sera, per parlarne nella nostra trasmissione, per capire le novità, per capire che cosa succederà il 2 e 3 aprile prossimo, sono con noi in studio Cosimo Azzone, per tutti il nostro Mimmo. Ciao Mimmo, ben trovato e grazie. Buonasera. Suor Caterina Capelli, Suor Caterina è qui per il Centro Missionario Diocesano. Suor Caterina, benvenuta e grazie. Buonasera. Abbiamo il presidente dell'Associazione Campo Lavoro Missionario, Gabriele Valentini. Gabriele, bentornato. Buonasera, grazie per l'invito. E anche un gradito ritorno, quello di Francesca Stefani, anche lei volontaria storica, ha seguito tanti progetti. Francesca, e siamo felici di averti qui con noi. Grazie, buonasera a voi. Lo possiamo dire, 42esimo, è vero che per due anni c'è stata qualche difficoltà, Gabriele, ma in realtà il campo lavoro ha dimostrato che si può fare campo lavoro anche in periodi difficili. Esatto, dopo due anni di astinenza, diciamo, di guanti, di polvere, di sudore, di fatica, riprendiamo questo evento che per noi è un evento assolutamente importante, ma credo che lo sia anche per tutta la cittadinanza, un momento dove si mischia la voglia di fare, la voglia di collaborare, la voglia di stare insieme. E non ci siamo mai fermati, perché comunque la nostra filosofia era quella di continuare ad aiutare i nostri missionari diocesani, e quindi i progetti sono comunque arrivati e questi progetti in parte sono stati finanziati con l'ausilio dei mercatini che sono stati fatti durante questi due anni. Mercatini che hanno riscosso comunque sempre un grande successo, e non dimentichiamo anche le iniziative sotto le feste natalizie con le nostre case di Natale, che hanno visto un'affluenza veramente interessante, veramente importante anche dal punto di vista della realizzazione economica, che non è il nostro obiettivo principale, ma è soprattutto quello di farci conoscere per divulgare, diciamo, questa sensibilità che vogliamo che la gente abbia nei confronti di chi sta meno bene di noi. Però Francesca, possiamo dire che in fondo l'impegno educativo anche in questi due anni così complicati, adesso si tornerà a mettersi i guanti, quindi siamo felici anche di questo, è stato fondamentale proprio per anche forse trovare un nuovo modo di essere campo lavoro.
cosa c'è di più pedagogico di questo? Ma intanto io direi che quello che abbiamo sperimentato è proprio dal punto di vista educativo è il poter lavorare non solo con i ragazzi, con i bambini, così come da tanti anni facciamo, ma proprio con le persone anche adulte. Il fatto di incontrarle nelle piazze, il fatto di incontrarle fuori dai luoghi magari deputati al campo lavoro ci ha permesso di parlare veramente con tantissime persone, di continuare la nostra opera in qualche maniera di sensibilizzazione rispetto a tutti i temi del riuso, del riciclo, della salvaguardia del creato e in questi termini anche abbiamo, insomma, come dire, continuato a sostenere il discorso della giustizia sociale attraverso anche le opere concrete. Il fatto che tante persone si siano mobilitate in questi due anni, in tempi di Covid, con anche delle difficoltà poi personali, come abbiamo avuto tutti, però non si sono fermate, quindi hanno continuato ad organizzare, hanno continuato a lavorare, ad essere presenti, e questo ci ha permesso veramente di fare tantissime cose, non solo questi mercati, non solo la presenza in piazza, ma di aprire tre centri di raccolta che sono attualmente ancora funzionanti e sono stati chiusi soltanto proprio nei periodi in cui non era possibile fare come dire diversamente. Quindi questi tre punti di raccolta permanenti su tre giorni differenti della settimana, in modo tale che le persone possano avere anche più opzioni per poter portare le proprie cose. Questo è stato veramente un passaggio importante, faticoso, però realizzato, e tante attività non soltanto come campo lavoro ma in rete con altre associazioni sul territorio, e questo ci ha permesso di conoscere altre persone, di allargare un po' il nostro lavoro di rete, di promuovere anche le iniziative, le finalità, gli obiettivi che le altre associazioni poi sostengono e con le quali appunto condividiamo il fine. E questo, insomma, è stato tutto valore aggiunto. E con i ragazzini con i bambini, con i ragazzi delle scuole torneremo sicuramente a lavorare, le insegnanti ce lo chiedono e questa è una cosa straordinaria, è una cosa, e tra l'altro un contatto che non è mai non si è mai esaurito, perché comunque ci siamo sentiti in questo tempo. Il sito del campo lavoro porta ancora alla pagina progetti nelle scuole, il progetto ultimo che non è stato realizzato ma è che è un progetto pensato e indirizzato ai bimbi della scuola materna e del primo ciclo delle scuole elementari sull'economia circolare, e quindi si intitola "Questa non è una scatola", ed è un progettino pronto, definito, con strumenti, finalità e anche strumenti operativi per tutti gli insegnanti che comunque vogliono dargli una sbirciatina. Gli avete magari dato degli strumenti, sì, anche sì, se magari sì, non si riesce in questo momento ad andare a trovare direttamente. Sicuramente verrà preso in mano, come tanti dei progetti che avete proposto in questi anni che hanno riscosso tanto successo, sì, nelle scuole di vario ordine e grado. Gabriele, il presidente, Francesco è una volontaria storica, un volto nuovo invece quello di Suor Caterina, che da quest'anno è entrata in pianta stabile anche nell'organizzazione. Ma che ci fa una suora del centro missionario diocesano in mezzo al campo lavoro? Suor Caterina, raccontaci un po'. Beh, per arricchire la Chiesa, no? Semplicemente così, per essere tutti Chiesa, laici e consacrati. E, sono nella segreteria del centro missionario diocesano, e vi porto anche stasera i saluti di Donaldo, del direttore, di tutta l'equipe. Ed ecco, io sono da settembre con loro, ho partecipato alle riunioni in qualità di rappresentante dell'equipe fraterna, quindi di missio. E per me è stata veramente con gratitudine ho partecipato a questa cosa e ho visto il loro entusiasmo, la loro energia, la loro determinazione e anche il loro discernimento, perché per mesi è stato ma si farà, non si farà, potremo farlo, non potremo farlo, e quindi ho visto tanta attenzione, tanta cura e tanto anche discernimento nel mettere in campo poi e nel prendere questa decisione, che
che ha comportato tutta una serie di, poi di azioni successive. Bella questa cosa che dici, la capacità di rimettersi in gioco con il tuo sguardo, lo sguardo di chi è arrivato e che quindi ha potuto anche vedere il cambiamento. Non è facile, Mimmo, quanto ti è mancato il campo lavoro in questi 2 anni, ma allo stesso tempo anche quello che diceva adesso Suor Caterina, la capacità di rimettersi in gioco magari in un modo diverso da quello al quale eravamo abituati. Beh, allora, mancato direi che non mi è mancato, perché cioè, mi è mancato magari i 2 giorni della raccolta, il clima che si viveva nel campo, ma di fatto avendo sempre lavorato comunque come campo lavoro l'abbiamo sempre avuto dentro, quindi questo è stato un respiro molto, molto bello che c'è stato. E rimettersi in gioco, questo sì, questo è importante, perché dopo 2 anni pensiamo alle parrocchie dove si è fermato tutto per la pandemia, rimettere un pochino in movimento, no? La macchina potrebbe essere una cosa abbastanza... I volontari magari sono un po' stanati, gli stimoli magari possono essere un pochino caduti. Ecco, allora noi abbiamo voluto scommettere su questa cosa qui, la voglia, la gente di ricominciare, stare vicini, lavorare insieme per qualcosa che sappiamo che non è per noi, no? Ma per chi ha veramente più bisogno di noi. E su questa cosa ci crediamo e tanta gente in giro mi sta chiedendo, dai, finalmente si fa, allora dai, diamoci da fare, insomma. Da una parte il timore che magari qualche volontario venga meno, certo. Perché una cosa è la routine, sapere che quei 2 giorni ti aspettano e farlo quasi in automatico, poi viene a mancare come tante cose ci sono mancate in questi 2 anni e poi quando qualcosa riparte dice, ma ne vale veramente la pena? Ecco, Mimmo ce lo dice, ne vale veramente la pena, magari con uno spirito diverso, proprio per avere quasi consapevolezza di questa scelta che si va a fare. Ma, sai, in questi 2 anni in cui abbiamo dovuto rallentare, no, un po', tirare un po' il freno, sono stati 2 anni anche utili per poter ripensare quali potevano essere state le nostre origini, no? Quello che ci aveva spinto a cominciare a vivere il campo lavoro, dove eravamo arrivati e adesso magari siamo riusciti a, come dire, equilibrare un pochino il tutto per ripartire con uno slancio magari sempre entusiasmante ma diverso. Sai, forse Gabriele bisogna tornare un po' alla storia e forse la maggior parte delle persone che ci stanno seguendo la sanno la storia del campo lavoro, sì. Perché almeno una volta si sono chiesti, ma questi qua, ma da dove vengono, ma per quale motivo fanno? E qualcuno gliel'ha spiegato come era partito tutto. Lo chiedo a te perché forse quello che diceva Mimmo, cioè recuperare, sì, la storia e lo spirito originario in questo momento che inevitabilmente è una nuova partenza, forse può essere utile. Io penso che è dalle piccole cose che poi nascono i grandi progetti. La piccola cosa iniziale è stata semplicemente nel 1980 finanziare l'acquisto di un trattore per il nostro cappellano di Riccione che partiva per lo Zambia e che aveva fatto proprio questa richiesta. Il gruppo giovanile di quella parrocchia all'epoca cominciò a fare questa raccolta, che all'epoca era di poche cose, carta e stracci, e fortunatamente si realizzò la cifra necessaria per comprare questo trattore che poi venne spedito in Zambia. Da quella volta la cosa, perché era cosa entusiasmante, è diventata talmente ripetitiva che è stata riproposta negli anni. Dopo Riccione si è aggregato Rimini e poi tutte le altre realtà che hanno poi partecipato a questo evento, a questa iniziativa. E alla fine si è ritenuto anche necessario dover costituire un'associazione ad hoc perché si potesse poi darsi anche una struttura, no? Perché comunque anche le normative cambiano, è giusto anche riuscire a stare al passo coi tempi nel rispetto delle normative. E quindi direi che proprio, ecco, direi dalle piccole cose nascono i grandi progetti. E credo che ritornare a quell'esperienza e ricordarsi di come è nato aiuta poi ad affrontare meglio il futuro. Ricordiamo che il cappellano di Riccione era Don Marco Carlini, che oggi è sempre cappellano, ma all'ospedale. Ma all'ospedale, esatto. La sua missione non si è fermata. Dagli ultimi ai penultimi, diciamo, che sono quelli che purtroppo soffrono in ospedale. Gabriele, il format, diciamo, che comunque in gran parte, almeno nelle giornate di raccolta, è rimasto quello, sì, certo. Compreso anche appunto l'attività, il mercatino, il ritrovarsi, vedersi bussare a casa perché qualcuno viene a raccogliere... però ci sono delle novità Sì, le novità principali sono, e questo è sotto gli occhi di tutti, l'avere rinunciato al sacco giallo.
È stata una scelta un po' sofferta da parte della segreteria, perché comunque il sacco giallo era un po' il nostro biglietto da visita. Lo abbiamo fatto per due motivi. Uno di carattere economico, perché abbiamo la preoccupazione che la pandemia abbia un po' allontanato molti volontari, ma anche molte persone, per cui magari la resa magari del campo potrebbe essere minore, quindi ridurre anche i costi era necessario. E che era un costo importante. Ed era un costo importante, perché costavano da 7-8 mila euro a seconda delle annate. E l'altra è di carattere ecologico, perché vogliamo comunque contribuire a eliminare un po' di plastica. È vero poi che le persone porteranno ancora i sacchi che hanno in casa, però intanto diamo una mano anche all'ecologia. Questo è il primo cambiamento. Il secondo cambiamento è proprio questa preoccupazione, che forse è infondata, e anzi ci auguriamo che sia infondata, e invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo, era quella di non avere sufficienti volontari, no? Per cui abbiamo dato libertà ad ogni campo, ad ogni settore, ad ogni area, di organizzarsi come meglio può. Quindi chi ha la possibilità di fare il porta a porta lo fa. Chi non ha la possibilità di fare il porta a porta chiaramente chiede che sia la stessa gente, gli stessi utenti, a portare ai centri di raccolta le proprie cose, non metterle nella strada. Queste informazioni si possono ottenere telefonando ovviamente ai vari referenti dei centri di raccolta. Quindi diciamo, la cosa importante è sapere qual è il campo più vicino, esatto. Capire come il campo più vicino si organizza, se passeranno i volontari con i mezzi storici, con su stesso campo lavoro, oppure invece sarà necessario fare un'azione un po' più proattiva, prendere magari non nel sacco di plastica, se ce la fate, certo. Ma magari in uno scatolone, di cartone, così siamo anche più ecologici, anche noi che facciamo questa azione, certo, ed andare. Certo. Resta comunque, Gabriele, la cosa, diciamolo, del fatto che se hanno materiali magari che effettivamente ingombranti, con l'automobile, certo, non riusciamo a portare gli ingombranti, sicuramente quello è il servizio che si farà comunque sugli indirizzi, chiaro. Nella mia parrocchia sono già alcune settimane che viene dato l'annuncio del campo lavoro, e credo di non aver capito male, c'è anche un ritorno, c'è quello della raccolta della carta. Sì, come dicono le statistiche, la carta viene a scarseggiare nel mercato nazionale e anche internazionale, per cui la carta ha ripreso valore e quindi c'è stato anche chiesto di raccoglierla, perché ha un prezzo e quindi è giusto poterla raccogliere. Le altre cose che vengono raccolte e quelle che invece, Mimmo, non vengono raccolte, diamo delle indicazioni pratiche, perché allora magari poi uno si trova, non so, a venire lì, ad aver caricato la lavastoviglie che non va più sulla sua macchinina, la porta lì e fanno, guardi, questa non la possiamo prendere, poi non lo so, magari, certo. Dacci no, le allora, indicazioni precise. Noi non possiamo raccogliere come gli altri anni, che sono rimaste quelle, TV, frigoriferi, condizionatori, materassi, mobili, legno. Ecco, queste cose non si televisori. Possono... Televisori. Sì, l'aveva detto Mimmo, televisori. Sì. Diciamoli giusto, tutti, mi aiuto col volantino. Fai benissimo, così andiamo a recuperarlo. È ora di... Ecco. Quindi, damigiane, vetro, bombole del gas, quelle non possiamo raccoglierle. E comunque nel volantino che arriverà nelle famiglie ci sarà scritto tutto. Quello che possiamo raccogliere sono indumenti buono stato, quindi... Mi raccomando che siano in buono stato, perché se uno deve mettere nel sacchetto, no, una maglia bucata, quella diventa rifiuto, per noi è un costo poi smaltirlo, quindi non riusciamo poi ad aiutare chi dobbiamo aiutare. E i giocattoli, la biancheria, le scarpe, i libri, le biciclette, gli elettrodomestici, gli oggetti per la casa, le batterie al piombo, quelle si possono raccogliere. La carta, come diceva Gabriele, c'è una carenza di carta, quindi da quest'anno possiamo raccogliere. Oltretutto il ferro, mancando il ferro dappertutto, riusciremo ad avere anche una buona quotazione. Quindi purtroppo, perché sta succedendo quello che sta succedendo, però noi cerchiamo di magari prendere quello per poter aiutare chi ha bisogno. Quindi se io portassi la mia lavastoviglie che non va più, la prendete? Sì, sì, lavastoviglie. Non i frigoriferi. L'importante è che non siano frigoriferi, televisori e condizionatori soprattutto, perché quelli hanno il gas dentro e vanno smaltiti
in un altro modo. O se poi uno vuol portare lingotti d'oro, d'argento. Ah, volendo anche quelli. Sono sempre metalli. Sì. L'interesse privato di Alla Simona questa volta lo facciamo passare perché per una buona causa, quindi in realtà benissimo. Però sono tante bici e quindi in qualche modo bici vanno anche. C'è ancora la possibilità poi di metterle a posto? Sì, viene la ciclofficina, certo. Quindi ecco. È una collaborazione molto bella e importante, quindi le biciclette che verranno al campo saranno sistemate dai ragazzi della ciclofficina, bravissimi, e poi saranno vendute all'asta per certo, bisogno. Certo. Sor Caterina, prima ci raccontava Gabriele che tutto è nato appunto da un'esigenza molto semplice di Don Marzio, che andava in Zambia per una missione e aveva bisogno di un trattore. E quindi un'esperienza missionaria che si è legata alla parrocchia di appartenenza. Un'esperienza missionaria che ancora oggi continua. Tu sei del Centro Missionario Diocesano, come vivono i missionari che abbiamo sparsi in giro per tutti i continenti il rapporto con il campo lavoro? E voi immagino che facciate un po' da tramite. Esatto, quello che cerca di fare l'ufficio missionario è quello di cercare di creare rete o di costruire, di intessere relazioni tra chi è qui e chi è il missionario che è fuori. E devo dire che con le persone che ho sentito, alcuni missionari in varie parti del mondo sono molto trepidanti per questo momento e attendono questo momento e c'è bisogno e quindi sanno che possono contare sul servizio di tanti fratelli e sorelle qui. Una domanda, Sor Caterina, invece sulla tua vocazione e sulla scelta anche che tu hai fatto di quale istituto al quale consacrarti. Perché stamattina proprio leggevo una bellissima frase di Don Tonino Bello che si diceva che lui pregasse con il mappamondo tra le mani, cioè come idea che in fondo quello che noi agiamo nel nostro vissuto quotidiano diventa un'esperienza globale. In questo momento forse più che in altri momenti storici ci rendiamo conto di quanto siamo interconnessi tra di noi. Tu hai fatto una scelta nella tua vocazione che non è solo quella di consacrarti, ma anche di consacrarti in una realtà che ha una vocazione missionaria molto forte. Ecco, per te che cosa significa anche questa visione che passa attraverso un campo dove si raccolgono degli oggetti e arriva al mondo in un battibaleno? Sì, la mia congregazione è Suore Francescane Missionarie di Cristo, che a Rimini conoscono come Sant'Onofrio. Ecco, è per me significato l'aderire a una chiamata che è quella del Signore, ma una chiamata missionaria. Feci un'esperienza 10 anni fa in Etiopia, nelle nostre missioni, e lì mi iniziai ad interrogare un po' sulla mia vita. Ero una di quelle che ha sempre detto suora mai, assolutamente no. E poi quando sono stata lì mi sono resa conto che queste donne, queste sorelle davano la vita per gli altri. E tornata ho iniziato ad interrogarmi in maniera un po' più approfondita e quindi poi ho fatto questo passo, mi sono buttata. Oggi essere qui in questa posizione col desiderio di partire, perché di fatto è nata in Etiopia, prima c'era stata un'esperienza in Brasile e essere qui mi permette un po' oggi di fare un po' questo tramite insieme a tutto l'ufficio, insieme a Donaldo, insieme a Marinella, Manuela, di essere un po' un ponte, o almeno più che il ponte, la testa di ponte. Uno dei pilastri che sostiene insieme all'ufficio è questo, insieme al missionario, insieme a Campolavoro, e tutti siamo a costruire, a tenere in piedi questo ponte, ecco. Abbiamo sentito le parole di Suor Caterina, la trepidazione, anche la vicinanza dei missionari riminesi in giro per il mondo per questa esperienza del campo lavoro. 42 anni sono davvero una vita lunghissima e chissà quanti ancora ne avremo davanti. Però sappiamo, Francesca, che ci sono anche tante esperienze locali di aggregazione giovanile che scelgono il campo lavoro. Penso agli scout, ma anche tanti gruppi parrocchiali che scelgono proprio soprattutto le giornate del campo, che stanno il 2 e il 3 di aprile, per le loro attività. Immagino che sia così anche quest'anno, e quindi chissà, magari avremo perso qualche volontario che si è un po' fermato con la pandemia, però chissà quanti ne acquisteremo di nuovi quest'anno. Cosa dici? Quest'anno la cosa straordinaria è che è avvenuto
il passo inverso, nel senso che sono stati i ragazzi che ci hanno cercato, hanno detto beh, ma allora si fa o non si fa? E questa è stata veramente una cosa, anche stamattina ho ricevuto un messaggio di un capo scout che diceva beh, ma allora sta organizzazione, ci fate sapere come possiamo aiutarvi. E quindi è molto bella questa cosa che si siano un po' invertite le parti, nel senso che di solito siamo noi che cerchiamo, che andiamo a parlare con i ragazzi eccetera, e proprio per motivarli invece c'è stato anche da parte loro proprio un offrire perché hanno capito, poi in realtà hanno capito che la difficoltà è stata tanta in questi anni. Nello stesso tempo però hanno vissuto loro in prima persona una grande difficoltà, quindi adesso c'è voglia di, anche di rimettersi un po' con le mani in pasta per poter riprendere questa cosa. Quindi abbiamo trovato gruppi, ragazzi disponibili a lavorare sia nei propri territori che al campo. Addirittura quest'anno abbiamo sul campo di Rimini Celle, ci sono due gruppi scout che hanno deciso di fare servizio di notte. Uno l'avevamo storicamente, quest'anno se ne è aggiunto un altro di ragazzi del Crocifisso che hanno deciso di fare il venerdì notte insieme a noi, insomma di guardia al campo, quindi faranno servizio in questa maniera. E c'è del movimento, e in tutto questo movimento noi stiamo cercando anche chi in qualche maniera poi presto, spero, no? Ci sostituirà anche nell'organizzazione, perché abbiamo proprio bisogno di ragazzi. Prima il campo lavoro mantiene giovani, quindi va benissimo anche vedervi qui annualmente. Sì, però, insomma, saremmo contenti, no? Sì, di vedere. Sì. No, noi siamo contenti, ci mancava anche questo momento, assolutamente. Però voglio dire, è chiaro, largo ai giovani, perché comunque il passaggio del testimone è necessario, ma è necessario perché le energie che il campo lavoro richiede sono energie importanti, quindi noi lo facciamo ancora con grande voglia, no? Però bisogna trovare già chi prende in mano un po' le cose. Quindi l'invito è comunque verso tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando, ragazzi, non ragazzi, ma anche persone già in pensione che comunque hanno del tempo, di potersi avvicinare anche proprio alla struttura organizzativa. Abbiamo bisogno un po' di riciclo, perché poi tutti possano capire i meccanismi, perché giustamente, come diceva sua Caterina, magari lei non immaginava nemmeno che ci fosse tutto un percorso di preparazione per un evento di questo tipo. Tra l'altro quest'anno è stato un percorso molto tortuoso e abbiamo eliminato molte cose per colpa della pandemia, però ci sarebbe stata la necessità di fare la lotteria, che purtroppo in questo momento non siamo riusciti a fare. C'è tutta la parte anche di comunicazione che abbiamo fatto solo in parte. Quindi c'è tutto un lavoro che quest'anno, perché abbiamo deciso all'ultimo minuto sull'andamento della pandemia, abbiamo dovuto tagliare alcune cose che richiedevano più tempo per essere organizzate. Ecco, trovare nel futuro persone che ci possano coadiuvare sicuramente è una cosa auspicabile. Gabriele, ci avete raccontato tutti quanti le difficoltà vissute in questi anni che abbiamo vissuto un po' tutti, ma chi organizza un evento di questa portata ha sentito in maniera molto forte. Nello stesso tempo ci avete anche detto che non si è mai fermato nulla. Avete chiuso il bilancio da poco e anche lì ci sono delle belle buone notizie che possiamo raccontare. Io credo che l'anno scorso, col risultato dei mercatini dell'annualità 2020, quindi l'anno in cui, il primo anno in cui non è stato fatto il campo lavoro, quindi non c'erano risorse sufficienti per poter soddisfare i progetti che erano arrivati, siamo comunque riusciti per l'annualità 2020 a finanziare fino a 75.000 euro di progetti, e questi 75.000 euro sono stati ricavati da alcune riserve che avevamo, perché comunque eravamo stati previdenti, avevamo fatto un po' la formichina e quindi ci eravamo tenuti un po' delle risorse, e poi per i risultati che, grazie a tutta l'organizzazione, qui devo fare un complimento particolare per la Francesca, perché no, è quella che coordina un po' insieme ad un altro gruppo di persone, i mercatini, le presenze nei centri raccolta, come diceva prima. Quindi i risultati ci sono stati e abbiamo sicuramente soddisfatto per 75.000 euro dei progetti.
Quest'anno non siamo ancora a quei livelli, ma sicuramente anche per l'annualità 2021, nel 2022 riusciremo a finanziare. Se nel 2022, in base a quello che sarà il risultato del campo, riusciremo ad avere dei numeri importanti, avremo sicuramente un importo da poter devolvere effettivamente importante. Tra l'altro, Gabriele, c'è stato anche un cambio di scelta proprio rispetto ai progetti da finanziare. Nel volantino lo trovate in tutte le vostre parrocchie, oppure chiedetelo, andate sul sito del campo lavoro, trovate tutte le indicazioni. Voi raccontate i tanti progetti che negli ultimi anni avete sostenuto, però in realtà avete fatto una scelta importante che entrerà in vigore, visto che in realtà era una scelta che stavate già maturando negli anni scorsi. Credo che però sia anche un cambio di passo interessante proprio sui progetti che finanzierete. Sì, diciamo che abbiamo cambiato un po' il format, nel senso che nelle edizioni precedenti chiedevamo ai missionari di presentare i loro progetti nel mese di novembre, entro il mese di novembre dell'annualità precedente all'edizione. Questo però era molto distanziato rispetto al verificarsi dell'evento, e spesso erano progetti che una volta ottenuti i soldi o erano già stati accantonati o comunque in parte cofinanziati da altri, eccetera. E da parte proprio dei missionari ci è stato richiesto di essere più tempestivi nella presentazione dei progetti più vicini all'evento. Allora abbiamo spostato i termini entro i quali bisogna presentare questi progetti, che è appunto aprile di quest'anno, in concomitanza sostanzialmente con il campo, in modo che sono progetti di immediato bisogno, cioè tengono conto della reale necessità che il missionario ha in quel momento, quindi probabilmente ad aprile, se c'è la necessità di un posto piuttosto che finanziare una scuola, piuttosto che degli alimenti e quant'altro, e quindi noi saremo in grado, una volta che la Commissione avrà analizzato i progetti da finanziare, entro giugno, in base al risultato del campo, poter immediatamente finanziarli. Questo sì è una scelta di campo che credo dia delle soddisfazioni anche ai missionari medesimi. Immagino che stiano arrivando tanti di progetti alla vostra attenzione. Certo, 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 ma di bisogno credo che poi con l'aria che tira ce n'è sempre più necessità. Anzi, potrebbero arrivarne di nuove, magari nuove proprio anche, nei prossimi giorni, magari più urgenti e quindi forse più necessari da finanziare. Sì, noi non dobbiamo dimenticare, e questo mi piace sottolinearlo, che al di là della nostra propensione nel dover finanziare i progetti dei missionari in terre straniere, siamo presenti anche sul territorio, cioè nel senso che comunque finanziamo anche le necessità della Caritas piuttosto che degli eventi straordinari come è stato questo dell'Ucraina, al quale abbiamo già fatto un finanziamento. Voglio dire, la sensibilità cioè non è circoscritta a delle aree geografiche, la sensibilità alla necessità è legata agli eventi che ci capitano, certo, quotidianamente. Bellissime parole, perché c'è sotto uno sguardo la realtà, per certo. Cui se oggi purtroppo c'è l'emergenza ucraina, non si può fare fronte, e come dicevi in apertura, Simona, davvero anche la risposta del nostro territorio è una risposta esemplare, veramente grande, bella grande. Noi ogni giorno raccogliamo sì. Una storia. Paolo, permettimi di guardare Francesca e di parlare dei mercatini, perché i mercatini, che sono un po' diventati negli ultimi anni veramente una delle anime importanti del campo lavoro, non solo per il fatto che si trovano tante cose belle, che tra l'altro oggi vanno anche molto di moda, per cui c'è il vintage che torna, ma ci sono anche persone che hanno bisogno magari di una lavastoviglie che non andava a me, ma che viene riproposta, viene aggiustato, qualcuno è capace di farlo e se la prende a poco prezzo, perché ci sono, ecco, l'umanità, la mondialità che si trova in un mercatino del campo lavoro, solo chi ci sta dentro la può cogliere, perché veramente c'è la persona che arriva, che non ha mai sentito parlare del campo lavoro, ma sa che potrebbe trovare qualcosa di interessante e quindi vi viene a trovare. C'è chi invece lo sapeva e che magari aspettava quel giorno per poter acquistare qualcosa che gli serve a casa. Ecco, Francesca, ti guardo perché so che c'è uno sguardo sul mondo che veramente in pochi metri, in quelli che sono i metri dove ci sono gli oggetti esposti, si può incontrare. Ma diciamo che la varietà è grande.
E i motivi per cui le persone poi si avvicinano sono anche diversi. Alcuni si avvicinano proprio perché desiderano contribuire, altri si avvicinano perché desiderano acquistare, anche lì i motivi sono poi differenti. Però diciamo che fra tutte queste persone che poi diventano amici, perché negli anni, in tutti questi anni ci si ritrova, eccetera, ecco, c'è il piacere dell'incontro, c'è il piacere dell'incontro e di condividere questo momento. Poi ripeto, magari ci sono anche motivazioni diverse che spingono le persone, però ci si ritrova lì e quindi si passano queste giornate insieme. Volevo anche dirvi che perché i mercatini poi sono diventati motivo per far sì che i volontari si ritrovassero durante l'anno per organizzare, e a questo proposito vi dico che proprio a ridosso del campo lavoro non ci si ferma, e domenica 20 a Magazzino 13 in via Rovetta ci sarà appunto una giornata di apertura gestita dalle bravissime volontari, dai bravissimi volontari di Magazzino 13, che hanno rinnovato completamente i locali perché si sono ingegnati, hanno fatto. Incontreranno tutte le persone che vorranno partecipare e saranno numerose, perché sta diventando anche questo, insomma, un appuntamento interessante, e hanno deciso che poi i proventi di questa giornata saranno, attraverso campolavoro chiaramente, interamente devoluti a Papa Giovanni per l'operazione di pace in terra ucraina. Quindi diciamo che come dire, ci avviciniamo al campolavoro in questa maniera, con una serie di iniziative che, anche se sono all'interno del periodo organizzativo, però ci traghettano. Cioè, domenica 20 in via Rovetta, Magazzino 13. Vogliamo raccontare, Francesca, brevemente, perché dicevi che in questi anni sono nati 3 magazzini stabili che sono aperti alcune ore durante la settimana, quindi in modo continuativo. Ce li vuoi ricordare dove sono, al di là di Magazzino 30? Quali sono gli altri? Allora, Magazzino 13 ha una via Rovetta ha un'apertura il lunedì pomeriggio dalle, non so, però mi fate leggere i volantini, no, perché io gli orari di tutti, però il lunedì pomeriggio. E in via Carlo Zavaglia, San Giuliano Mare, c'è l'apertura il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18, e il sabato pomeriggio a San Vito, via del Rustico, c'è questo magazzino del Rustico, appunto, che è dalle 15.30 alle 17.30 riceve. Questo i tutto materiali. L'anno, questo è importante. Tutto l'anno, quindi c'è la possibilità veramente di incontrare i volontari sempre. Oltre, Simona, ai 3 magazzini che ci ha ricordato Francesca, dobbiamo dire poi, Mimmo, che il capolavoro è nato a Riccione nel 1980, è sbarcato a Rimini, ma oggi sono 7 i punti, se non mi sbaglio. Sono 7 campi, ecco, che sono sempre rimasti quelli. Quindi partiamo da sud, dove è nato, giustamente. Dove è nato, che c'è Riccione, e attorno a Riccione Cattolica quest'anno, non avendo il posto, porterà il materiale a Riccione, e Morciano, dove Morciano posizioneremo un bilico per quanto riguarda gli indumenti. Venendo oltre, verso nord, andiamo a Rimini, Rimini Flaminio, quindi zona Cristo Re, che ha raggruppato le 5 parrocchie intorno. Poi andiamo a Rimini Celle, Villa Verucchio, Bellaria e Sant'Arcangelo. Quindi riusciamo a coprire praticamente tutta la diocesi. La diocesi, esatto, perché poi c'è anche questo riferimento su Savignano, che magari fa riferimento, esatto, al campo di Sant'Arcangelo. Esatto, e questo è molto importante, perché riusciamo a dare possibilità a chiunque di poter partecipare a questo campolavoro. Senza doversi spostare troppo. Esatto, e quindi, esatto. Voi avete scelto, io vi vorrei anche, ormai siamo in chiusura, però poi ricordiamo ancora le parti tecniche. Mi piace però, visto che voi siete 4, e avete scelto 4 parole per descrivere questa storia, perché proprio sul volantino c'è questa domanda: ma perché lo facciamo? Come descrivere ciò che siamo diventati dopo oltre 40 anni? Abbiamo provato a riassumerlo in 4 parole: missione, comunità, stili di vita, lavoro.
Guardatevi negli occhi, decidete, ognuno ci racconta una di queste parole, perché tanto è venuta fuori dal lavoro insieme. Quindi prendete quello che vi sentite più proprio e provate a raccontarci, così ridescriviamo questi volontari del campo lavoro. Chi parte? Presidente, parti tu, così puoi scegliere quale parola con cui iniziare. Le sceglierei tutte. Devi fare una scelta. Ma io penso missione, no? La prima. Missione perché a volte la confondiamo come il terzo mondo, il quarto mondo. Io credo che la missione sia quotidiana e sia verso il vicino di casa, verso chi lavora con te, verso la tua famiglia. E per me è importante riuscire proprio a mettere in atto nel quotidiano la missione. Poi pian piano con lo strumento del campo lavoro arriviamo un po' più in là. E quindi questa missione si concretizza anche nel campo lavoro, nell'essere sensibile a quello che i missionari chiedono. Ecco, quindi è un lavoro che si fa su se stessi per avere questa dimensione di missionarietà nella quotidianità. Liberamente, chi continua? Vado. Vai, Sor Caterina, scegli. Scelgo la comunità parola. Perché mi hanno già preso missione. Che volevo io, sì. No, scelgo comunità perché penso che questa sia un'esperienza che ci permette veramente di allargare lo sguardo e sentirci parte di una comunità che non è solo quella riminese, ma è mondiale. Come le persone che afferiscono ai campi, che sono, vengono da tutti i posti, e come poi i contributi che arriveranno nel mondo e qui. E penso alla parola comunità e mi viene in mente anche a un prossimo evento che faremo, che avremo in collaborazione con Campo Lavoro e anche con Migrantes, la pastorale e l'ufficio Migrantes di Rimini, che è la veglia per i missionari martiri del 24 di marzo, che storicamente ho capito essere anche veglia di preparazione al campo lavoro, e quindi da quest'anno di nuovo torna ad essere veglia per i missionari martiri, in cui si ricordano i nomi e il martirio di fratelli e sorelle. Pensiamo che nel 2021 22 missionari nel mondo sono stati uccisi, no, dalla fede, e di preghiera in preparazione al campo lavoro. Quindi ci saranno anche le comunità migrantes che animeranno con i canti, la comunità cinese, la comunità peruviana, quindi comunità. Bello. Io direi lavoro, perché per un volontario del campo lavoro, a parte il lavoro che si fa al campo, quindi proprio il lavoro fisico, no? Sporchiamoci le mani, aiutiamoci l'uno con gli altri, eccetera, e portarlo anche nei luoghi di lavoro, no? Quindi avere un'attenzione in qualunque ambito, quindi avere comunque l'occhio, per esempio, per un atteggiamento da avere nei confronti di qualcun altro, credo sia importante per poter coniugare appunto il lavoro nelle varie sfaccettature. E quindi io, come campo lavoratore, come volontario che vivo questa mia esperienza, non può essere staccata da quello che faccio nella mia vita quotidiana, no? Quindi si ripercuoterà in famiglia, si ripercuoterà con gli amici o al lavoro dove lavoro o in qualunque modo. Cioè, io penso che un campo lavoratore se lo sente veramente ne è pieno, e poi traspare quando nei vari ambiti dove vai. Quindi per me credo sia importante. Io credo che non a caso sia rimasto stile di vita Francesca, che in questi anni anche di tante opportunità nelle scuole sul tema dello stile di vita ci avete lavorato tanto con i più piccoli, che sono spesso loro insegnanti di noi adulti. Esatto, perché l'idea sarebbe proprio questa, cioè di far sì che siano poi i piccoli ad insegnarci qualcosa, a riproporci qualcosa. Quando penso a stili di vita, io penso continuamente al discorso della scelta. Quindi credo che fare l'esperienza del campo lavoro ti metta a contatto con una scelta quotidiana rispetto a ciò che alla conduzione della propria vita, alla conduzione dei propri passi. Quindi una scelta di vita, ma una scelta di vita ogni giorno, attraverso anche il, mi ricollego al lavoro, attraverso il lavoro comune. Ecco.
Allora, vi porto un attimo fuori dallo studio per qualche minuto, perché non ci siamo dimenticati del tema dell'accoglienza con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione, perché torniamo a parlare di accoglienza dei profughi. In questo caso andiamo a Spadarolo, lo facciamo grazie a Loris e Paolo che ci raccontano la storia di Vita. Vita è questa giovane mamma, ha 4 bambini tra i 7 e i 13 anni. È fuggita nei primi giorni della guerra, il marito è rimasto in Ucraina a combattere, ha raggiunto la mamma che lavora qui da 8 anni in una famiglia ed è stato proprio il datore di lavoro della mamma a dirle: fai venire tua figlia, non ti preoccupare, l'accogliamo noi. E così è nata questa rete solidale che ha visto in primis chiaramente la persona, questo imprenditore che ha accolto queste persone nella propria casa, ma poi tutta una rete che è nata grazie alla Caritas parrocchiale di Spadarolo, alle persone che hanno cominciato a raccogliere tutto quello che serviva, aiutarli con i documenti. I bimbi questa settimana hanno iniziato ad andare a scuola. E così la comunità cresce. Allora, grazie a Paolo e a Loris, vi raccontiamo la storia di Vita e dei suoi bambini. Ci troviamo a Spadarolo, nella prima periferia di Rimini. Siamo a casa De Marini, dove da pochi giorni è giunta una famiglia direttamente dall'Ucraina. Ecco, Anna, prova un pochino a descrivere da dove la famiglia è arrivata. Sono arrivati da Ucraina, da città Ivano-Frankivsk, perché siccome un giorno è venuta la guerra, stamattina alle 5 ha bombardato tutti gli aeroporti e mia figlia terza ha chiamato: mamma, è venuta la guerra, non lo so cosa facciamo. Io ho detto no, perché sì, mamma, ha già cominciato. Dopo io ho chiamato i miei figli con mio nipote, che vieni qui perché paura con nipote, perché bambini paura quando andiamo sottoterra, bambini paura che senza luce, che come non c'è la luce, non c'è anche i telefoni, bambini paura. Prima di guerra, prima settimana che è venuta da noi guerra, a me, mio datore da lavoro, Massimo, ha detto: Anna, lo sai che viene la guerra Ucraina? Io ho detto no, perché non ho sentito, lo so che c'è guerra con Donbass, da qui nostra parte non c'è. Sì, vieni, chiami la sua figlia per porta bambine da mia casa, non c'è niente, prende da mia casa. Io ho detto: Massimo, no. E dopo tre settimane è successo così. Io ho chiamato i miei figli subito e dopo e sono tra venuti qualche qua giorni, in Italia. Venuti sì, qualche giorno, perché non si può subito, bisogna cercare pullman che porta qua, porta da dogana, perché uomini non possono entrare qua, perché suo marito da mia, questa grande figlia, è stato andato alla guerra. Infatti tutti e gli dopo, uomini rimangono sì, in patria. Dopo, come cercato uno pullman per portare la dogana e dopo tra lei è andata con dogana a piedi, tra dogana a questa parte è venuto grande pullman e portato da qui, da Rimini, dopo Massimo è venuto, andato a prendere. E adesso è stato qui da Massimo, Massimo ha fatto ospitalità per bambine, dopo mi ha aiutato una signora, si chiama Antonia, mi ha aiutato tutto, con documenti, con tutto, aiutato me tanto anche Tina, anche Paolo, anche Luisa, tutto, tante persone. Ecco, queste sono delle persone che sono vicine di casa di Massimo De Marini, ecco. Però adesso dobbiamo essere più contenti, nel senso che dobbiamo cercare di raccontare questa storia facendo capire che aiutare le persone si può sì. e si deve. Ecco, tua figlia si chiama Vita. Vita. Ecco, non so se conosce bene l'italiano, un po' lo capisci. Ecco, che realtà hai lasciato e che realtà hai trovato? Venendo qui in Italia. Ho lasciato un marito, a casa, tutti, anche papà mio, nonna, anche amici, tutto. E mio marito è andato di guerra. Cosa ti aspetti adesso? Sei venuto in Italia, cosa ti aspetti? Che è stato va bene qui perché mio
figli, andata a scuola, e non ho paura perché è sempre serena. Aspettiamo che qui як захист. Aspettiamo che vieni bene, non lo so cosa vieni bene, perché è paura per sempre serena, vieni la serena da noi, vieni la serena, una volta io ho sentito mamma mia. È troppo fatica, speriamo bene, non lo so, non lo so cosa anche dire. Pensato, domani vieni bene, no, non vieni bene, vieni più peggio, non lo so. Sappiamo che domani i vostri figli, i tuoi figli, sì, andranno a scuola. Sì, ecco, domani sì. Ecco, che cosa ti auguri? Loro non conoscono bene l'italiano. No. Imparare un po' lingua, sì. Non ho capito ancora niente, speriamo che impara. Lei un po' preoccupi perché... È bello però sapere che siete da qualche giorno qua e già volete integrarvi con quello che è il territorio e soprattutto i bambini vogliono continuare ad avere una vita normale, quindi andare a scuola, giocare, sì, fare i compiti e stare insieme ad altri bambini della loro età. Da nostra scuola bambini è andato questa grande alle 7 classi, più piccolo 5, terza bambina alle 3 classi, ultimo prima classe. Adesso lei preoccupi come fanno matematica, altre cose, che non lo conosce la lingua italiana. Piano piano lei impara, 1, 2, 3, questa qualcosa, lettere, questo qui impara. Un po' difficile, speriamo bene. Adesso però mi piacerebbe conoscere i loro nomi e magari anche l'età. Gli anni. Quando anni? Ok. Oleg. Як тебе звати? Олег. Як буде сім? Сете. Ані. Арсеній. Нове. Нове. Юра. 10. Анджеліна. 13. Артем. 9. Оксана, 28 anni. Abbiamo detto che voi siete ospiti della famiglia De Marini Massimo. Sì. Ecco, chi è Massimo? È Massimo mio dottore da lavoro. Lui per me è come mio fratello. Sempre aiuta. Cosa serve? Dove per portare, per prendere? Anna, che tu serve? Porta me anche a negozi, porta... Anche con documenti, anche con che è venuti miei nipoti, lui subito fatto me. Che è una persona molto disponibile e molto buona. Molto buona, molto, molto educata. Lui come pezzo di pane. Non lo so cosa dici con parole italiano, non posso trovare, perché lui non capace di sgridare qualcosa, lui niente. Tra l'altro io l'avevo chiesto, è un amico, gli avevo chiesto di venire qui a dire qualcosa, anche perché no, è bello educare, è bello educare le famiglie, no, a questo gesto, no? E lui mi ha detto una cosa, la domanda, ma perché l'hai fatto? E lui mi ha risposto, ma davanti alla necessità, all'esigenza, cosa vuoi fare? Gli vuoi voltare le spalle? Pensate, cioè, è un gesto veramente molto bello. Sì, no, lui quando è venuto questo così, casino da noi, lui subito dice, Anna, porta, no, io dico che Massimo puoi portare miei nipoti, miei figli, no, lui da solo, Anna, chiami per venire qua, perché lo so, bambini paura, bambini spaventano, anche figli, perché questo non va bene, chiami per venire, va bene, io ho chiamato, bambini venuti, lui è andato a prendere 3 ore notte, alle 3, noi andati da parte cattolici perché autostrada grill, prima autostrada grill, noi venuti perché autista ha detto che veniamo alle 11, noi andati alle 11 e pullman venuto alle 3, 4 ore, noi seduti alla macchina aspettavamo, dopo mattina alle 7 lui è andato a lavoro. Di guerre ne abbiamo viste tante in passato. Arrivare nel 2022 e ancora parlare di guerra
qui vicino, eccetera, non è assolutamente una cosa positiva e bella. Ecco, non so se puoi tradurmi questa cosa. Qual è la sensazione, qual è il sentimento che si è sentita stando lì, sentendo le bombe, sentendo, diciamo, la guerra vicino? Mia sorella, sento perché vicino città. Noi lontano un po', solo senti solo sirena, che anche che sciotto, andata a sciotto perché... Nei bunker. Ah, oh, bunker, sì, sì, bunker, anche io, bambini, paura, piange. Si sente sì. Il bombardamento, il rumore delle bombe e i bambini che chiaramente sono preoccupati, sì, hanno perché, paura. Perché sirena e paura quando si è sentito sirena, sirena, bambini piangi perché paura, andato di sotto, buio, non c'è visto, non c'è niente, solo sirena. Grazie a tante persone che hanno aiutato noi, tantissimo, hanno aiutato con documenti, ha aiutato anche un po' lenzuole, coperte, Luisa ha portato da mangiare con Caritas. I grembiuli per i bambini. Per bambini, grembiuli, tutto, grazie tantissimo perché quando tu uscita fuori, che con guerra non posso, non lo sa dove entrare, perché quando va a uscire fuori non lo so, non lo conosce, né Italia, quando non lo conosce né una persona, dove vanno a dormire? Dormire per terra? E grazie tantissimo che io ho venuta 8 anni fa, che è venuta di qua, che ce l'ho una famiglia che io lavoro, che aiutano qui famiglie e anche vicino famiglie, perché lo conosco io da qui tanto e lo conosco me. Tante persone, chi me lo conosce aiuta tutti, grazie a tantissimo che aiuta noi. Anche la piccola comunità di Spadarola è stata coinvolta in questo momento tragico che stiamo vivendo un pochino tutti quanti, in modo particolare la Caritas Moreno, ecco come sta in qualche modo agendo perché possa alleggerire la fatica di questa famiglia. Noi diciamo che eravamo un po' preparati, almeno personalmente io ero preparato, diciamo, all'evenienza, questa evenienza che comunque è tragica e si sentiva, si vedeva la gente che cominciava a fuggire dai propri territori e quindi aspettavamo questa gente purtroppo nei nostri territori. Noi siamo messi abbastanza bene a livello di risorse e anche di vestiario, di cose molto utili per le persone. Il problema adesso è la disponibilità di queste risorse che attualmente ancora non sono disponibili per queste persone. Io ho colto molto profondamente questa sensibilità della gente e che forse non ci eravamo neanche mai accorti della sensibilità della gente. Di fronte a queste cose la gente non aspetta di essere stimolata, ma si muove loro verso di noi e quindi questo ci fa molto piacere e la gente si è da fare anche rimediando le cose che mancavano, la gente che si è rivolta a noi e noi abbiamo raccolto tante cose, non tutte ma tante le abbiamo risolte. Possiamo dire che la gente nei momenti di difficoltà reagisce in maniera molto positiva e soprattutto quasi gareggia, perché in questo modo è nata anche una grande gara di solidarietà fra le diverse mamme, le diverse persone che comunque vivono qui nella zona. Ognuno col proprio sentire, col proprio sensibilità, col proprio fare, con la propria motivazione riesce a sopperire anche a quello che manca, si sente coinvolta e vuole agire, è una cosa positiva da quel lato lì. Mi dispiace solo per le persone che comunque tuttavia manca la famiglia, manca una parte della loro patria, manca la sostanza, però secondo me come vicinanza le persone ci sono e la disponibilità c'è tanta. Vogliamo fare un bel saluto a tutte le persone che ci stanno guardando? Ok? Ciao, grazie.
Grazie a Loris e a Paolo per aver raccolto questa testimonianza. Ci piaceva anche sentire la viva voce di chi sta vivendo un momento drammatico, ma che anche nutre la speranza di poter tornare il prima possibile nella propria casa, sempre che una casa ci sia ancora. Paolo, mancano proprio gli ultimi istanti, per cui un passaggio sul ponte e poi chiediamo ai nostri amici di farci lo spot per il campo lavoro 2022. Sarò brevissimo e mi riallaccio a un tema che abbiamo trattato molto questa sera, perché abbiamo dedicato una pagina a padre Michele Sardella, che racconta proprio essere una nuova presenza missionaria oggi, ed è molto interessante perché molti degli stereotipi che forse ancora abbiamo anche noi, che viviamo un po' questa realtà dal di dentro, ci aiuta a farli cadere, raccontandoci che cos'è oggi essere missionarietà, che cos'è essere missionari. E poi, in fondo alla pagina, guarda un po', si parla proprio di campo lavoro. Non poteva essere diversamente. A voi l'appello, perché esserci, perché cominciare a prepararci, mancano ancora insomma alcune settimane, quindi ci si può intanto preparare, organizzare, decidere che cosa donare, ma invitateci al campo lavoro. Chi lo fa? Lo potete fare anche a più voci, come preferite. Ma io direi, dopo 2 anni che siamo stati fermi, venite, perché è veramente bello. Ritroviamoci, lasciamo perdere, sempre stando attenti con le norme che ci contraddistinguono, perché dobbiamo essere comunque sempre prudenti, però è un'esperienza che va riassaporata di nuovo. Quindi il 2 e il 3 di aprile, un paio di guanti li troverete anche al campo se non li avete, ma tornate, che è veramente bello. Suor Caterina, anche te, ognuno... Voglia di tornare a condividere, e quindi in semplicità, in fraternità, facendo un po' di fatica insieme anche... Però vi aspettiamo anche alla veglia del 24, alle 21 a Bellariva, insieme per prepararci anche come momento di preghiera. Francesca, lascia te la parola, chiudiamo poi così col Presidente. Sì, sì, sì. Beh, che dire, insomma, ripartiamo insieme, vediamo come vanno le cose. Noi siamo convinti che andrà bene, sarà magari un po' diverso, un po' più piccolo, un po' modificato, però abbiamo scommesso tutte le energie che avevamo in questo periodo, e quindi venite, perché insomma lavoriamo insieme ancora una volta. Ecco. A volte ci accorgiamo che ancora molte persone non conoscono il campo lavoro, quindi auspichiamo per tutti che tutti vengano a conoscenza di questo evento, chi può venga a sporcarsi le mani, chi non può venga a fare un giro ai mercatini, che sicuramente troverà qualcosa di buon gusto. Venite, venite, venite. 2-3 aprile 2022, 2-3 aprile, segnatevelo nell'agenda, save the date, mettete, decidete come segnarvi questa data. 7 campi, numeri di telefono, possibilità di essere raggiunti a casa vostra, di poter andare a vedere che cos'è il campo lavoro, insomma non avete scuse per mancare. Paolo, cosa dici? Non ci sono i sacchi gialli, ma ci sono i volantini, li trovate anche sul sito, quindi non ci sono scusanti, esatto. Abbiamo tutte le opportunità per essere informati e per sporcarci anche noi le mani. Mimmo, Suor Caterina, Gabriele, Francesca, grazie per averci. Grazie a voi. Grazie a voi. Ci mancavate, perché insomma avevamo bisogno di tornare a parlare di campo lavoro, quindi quando si è aperta la possibilità di avervi ospite, ho detto subito. Così okay. Ne parliamo okay. Con tutto l'agio che serve, perché insomma mettere a posto a parte le cose che magari si vuole donare ci vuole qualche giorno. Noi, Paolo, torniamo settimana prossima. Puntualissimi su canale 18, fra una settimana con i giorni della Chiesa. Grazie, buonasera. Buonasera. A tutti. Buonasera.